Salve, in questo video vediamo di mettere in pratica il workflow di cui ho parlato nel video precedente. Quindi dobbiamo prima di tutto applicare il filtro denoise e fare un rendering di alta qualità, il classico intermedio, del nostro filmato di cui vogliamo estrarre la chiave. Io per comodità e per velocizzare i tempi l'ho già fatto e comunque voglio ricordare che questa è una foto statica e non un filmato, anche questo lo faccio per facilitarmi le cose. Bene, arrivato a questo punto, il secondo passo è quello di esaminare la qualità, i valori del verde del nostro green screen, e usiamo per questo il contagocce e portiamo in evidenza la finestra del tool. Poi incominciamo a cliccare nelle varie zone e sleggere il valore del verde, qui 0,6549, 0,6510, molto simile, questo è molto buono. Qui invece abbiamo 0,82 e quindi è molto più luminoso, molto più verde puro, e però la differenza è troppa rispetto a questo. 0,81, 0,80, 0,76, 0,81, 0,70, 0,76. Io direi che 0,76 o 0,77 è un buon valore intermedio, che probabilmente avrà problemi qui dove è più scuro, ma non avrà problemi invece dove è più chiaro. Vabbè, comunque in questo modo è memorizzato in CineLerra questo valore e quindi possiamo semplicemente elevarlo. Andiamo ad applicare la nostra chiave cromatica. E come si vede lo sfondo era abbastanza omogeneo, l'ho presa apposta questa immagine, che l'ha risolto tutto, lasciando l'alone intorno alla figura. Andiamo a vedere più in dettaglio. In questo caso possiamo fare resetta, e questa sarebbe la classe a core key con i parametri impostati di default. Ma noi avevamo detto che si voleva usare il nostro verde preso nel contagocce, quindi si fa usa cattura colore. Non credo sia cambiato tanto, perché probabilmente è molto simile, questo sarà più di 0,8 e quello che abbiamo fatto noi era 0,77, quindi molto simile. Possiamo modificare la nostra core key, perché a questo punto abbiamo la nostra core key, cercando l'impostazione della tonalità migliore possibile. Bisogna andare a vedere, a minimizzare intorno, però senza perdere dettagli. Infatti il problema di questa immagine e il motivo per cui la uso è questi dettagli su di capelli qui, che hanno la trasparenza e che quindi presentano tutto il verde dello sfondo. Quindi dobbiamo scegliere se lasciare i dettagli dei fili di capelli, però è un grosso problema per eliminare il verde, oppure mangiarli, elevando quindi una parte della ciocca, che a volte potrebbe essere anche la soluzione migliore, non è detto che bisogna per forza mantenere i dettagli. Comunque cerchiamo di vedere come i vari slider influenzeranno su questo contorno verde e soprattutto in questa zona con i dettagli in trasparenza della ciocca di capelli. Usiamo anche la luminosità e come vedete sta mangiando tantissimo, e quindi anche qui bisogna scegliere quando fermarsi. Questo è al contrario e in questo caso non ci serve. E poi la saturazione, anche in questo caso non ci porta risultati migliori, forse ha diminuito un pochino qui, ma non mi sembra poi di tanto. Vediamo a indicargli la soglia, ma no, era già impostata bene di default. Bene, a questo punto abbiamo finito la nostra core key, che non è un bel lavoro per ora, quindi andiamo a raffinare proprio sui bordi, che è il punto più delicato, andiamo a raffinarlo con lo slope,
c'è la pendenza in entrata di uscita, c'è la morbidezza o la quantità di alfa, di opacità che abbiamo sui bordi. E anche qui non abbiamo un grande effetto. E questo, come prima, ringrandiamo un'altra volta. Come prima, questo mangia i particolari oppure li lascia ma troppo verdi. Bene, a questo punto abbiamo fatto la nostra core key, l'estrazione principale. Possiamo aiutarla in casi più drammatici. Possiamo aiutarla usando, per esempio, le maschere per isolare elementi di verde che non si è riuscita a levare perché troppo distanti come valore da quello che abbiamo scelto noi. Possiamo costruirci una maschera per eliminarlo, oppure possiamo usare un altro plugin che è stato recentemente rinnovato da Good Guy e che ora mi sembra funzionare molto bene, ma questo lo vedremo dopo come funziona un'applicazione. Oppure ancora possiamo usare Blue Banana. Blue Banana è potentissimo e noi nel video 15 abbiamo solo visto come modificare i colori dei colori selezionati, mentre qui lo possiamo usare per creare delle maschere, delle zone di verde non vogliamo, e poi queste maschere trasformarle in vere e proprie maschere, quindi usarle come tali. Oppure possiamo rendere la maschera completamente trasparente facilmente, e quindi il verde contenuto diventa trasparente e lascia vedere il background. Anche questo non le farò vedere ora, perché ho intenzione di ritornarci su Blue Banana in un prossimo video in cui approfondirò la color correction, che, visto che ci ho lasciato troppi dubbi in sospeso, ci metterò dentro il denoise, ci metterò dentro le LUT, che a quel tempo del primo video non conoscevo ancora e non sapevo utilizzare, e quindi vabbè, anche questo lo rimando e ritorniamo alla nostra chiave. A questo punto, per eliminare tutta la dominante di verde rimasta, si può usare il despill, in italiano soglia reverse, che trasforma il verde in grigio. Però qui a volte funziona bene, dipende dall'immagine e dalla quantità dei chroma key della chiave siamo riusciti a eliminare. In questo caso non funziona benissimo, ma questo non è un preoccupante, perché in realtà FFmpeg ha un filtro di despill che funziona veramente bene. Proviamo a chiudere qui e mettere questo filtro. Come vedete, ha levato completamente la dominante verde, non solo dai bordi, ma l'ha levato anche dall'immagine interna della ragazza, perché a quanto pare il verde era così acceso, così saturo e luminoso, che aveva influito anche sulla tonalità della carnagione e della maglietta della ragazza. Con questo qui, impostato di default a -1, abbiamo completamente tolto il verde. Magari non è quello che vogliamo, e quindi si può cambiare, modificare questa quantità a -0,9, -0,8, anche -0,7, per introdurre una piccola percentuale di verde, se è così che preferiamo. In questo caso no, mi piace così, che già è molto intonato all'ambiente di background che ho scelto. Comunque i filtri di FFmpeg sono a linea di comando, non hanno un'interfaccia grafica di configurazione, e quindi per lavorarci sopra bisogna selezionarlo. A questo punto è attiva questa finestra per immissione dati, e qui metterci la quantità che vogliamo metterci, -0,8 per esempio, e poi fare applica. Se vogliamo cambiare più di 2 o 3 parametri, non so perché non ho cambiato. Riproviamo. Ah, perché avevo scritto O invece di 0,8, e poi applica, e vedete, è stato reintrodotto leggermente, molto leggermente, guardate la differenza, è veramente poca, è stato reintrodotto leggermente un po' di verde. Io lo rimetto a -1,
e ogni volta che facciamo un cambio in questa finestra di immissione dobbiamo fare applica. Quindi se le vogliamo cambiare tutte bisogna selezionare, cambiare il valore, applica, selezionare un altro, cambiare il valore, applica. Questa è la scomodità dei filtri di FFmpeg, però la loro potenza è indiscussa. In questo caso lasciamo questo risultato che mi piace. La fase successiva è applicare un blur, una sfocatura ai bordi, in modo da rendere più morbido e quindi meno netto il contrasto fra la figura e lo sfondo. Quindi andiamo a cercare SF, sfoca, mettiamo questo e eccoci, qui c'è di già. L'avevo già impostato precedentemente. In genere, come default, sono tutti i canali sono compresi nella sfocatura, quindi RGB, rosso, verde e blu. Noi dobbiamo farlo solo sul canale alfa e poi aumentare o diminuire la quantità senza esagerare, perché altrimenti si crea un alone fantasmatico, come dicevo nell'altro video, che a meno che non lo vogliamo proprio ottenere di nostra volontà è veramente brutto. Io ho trovato che la quantità giusta per me, per mio gusto, è 5. A questo punto la key sarebbe praticamente finita e la dobbiamo testare su vari sfondi. Su questo sembra anche abbastanza intonato, ma dopo ci torneremo. Ma proviamo anche su altri sfondi, che qui si vede un po' di alone, un po' di riga di bordo brutto, il più scuro che stacca un po' troppo, non è molto naturale. Quindi vuol dire che la chiave andrebbe rielaborata e migliorata, però per noi lasciamo così. Sul bianco e nero non ci sta bene, però anche qui si vede invece che il bordo scuro sul nero e scompare, e quindi il risultato è molto migliore. Su questo l'abbiamo già visto, su un fondo chiaro invece risalta tantissimo il bordo nero e questo è proprio il rendimento peggiore in assoluto. Su questo piuttosto chiaro è accettabile, però anche qui abbiamo delle parti veramente brutte. E poi un altro critico è lo sfondo nero, lo sfondo scuro. In questo caso è molto buono per il bordo delle mani, per esempio, perché si confonde bene, ma è bruttissimo nella parte che era rimasta verde della trasparenza dei capelli, era rimasta verde e noi con lo spill, con il despill, avevamo reso grigio. Beh, quel grigio si può confondere nello sfondo, ma nello sfondo piuttosto chiaro, perché è un grigio più neutro, ma in uno sfondo scuro invece risalta luminoso e veramente brutto. Infine, su questa bella immagine di Marte, io sono un appassionato di Marte, sì, i difetti sono minimizzati e c'è ancora il problema di questa parte che l'avevo detto fin dall'inizio, era la parte critica. Comunque, vabbè, diciamo che questa chiave, anche se non è perfetta, è sufficiente, ce la vogliamo tenere così. Ora però esiste, al di fuori del chroma key, esiste una fase di color matching in modo da far sembrare la figura molto più omogeneizzata, molto più coerente con la tonalità dello sfondo. In questo caso si procede o con i vari plugin di bilanciamento colore, come per esempio bilanciamento colore o anche blu banana, così, e andando a tentoni secondo il nostro gusto, oppure si può provare a usare un plugin di sempre di FFmpeg, che è F Color Levels, mettiamocelo, perché questo ci permette di intervenire canale su canale, sul canale rosso, giallo e verde e anche sull'alfa, impostando i valori del punto del nero e del punto del bianco. Ora, conoscendo quelli dello sfondo, poi li possiamo imporre alla figura in primo piano,
che avrà il suo punto del bianco, il suo punto del nero, ma noi li imponiamo i valori di che abbiamo ricavato allo sfondo. In questo modo lo omogenizziamo molto di più. Ora qui è già attivo perché l'avevo già impostato. Una cosa delicata in questi casi è andare a scegliere il bianco. Non dobbiamo prendere un bianco puro, un bianco bruciato come qui, perché altrimenti il valore sarebbe troppo alto per la figura, ma dobbiamo prendere una cosa realistica. Per esempio, l'unica cosa bianca nella figura è la perla o i denti, quindi possiamo decidere che questo è il nostro livello di bianco. E qualcosa di analogo nello sfondo, che è la base di partenza, ricordo, non è questo, questo verrà trasformato da valore di questo, potrebbe essere prendere il bianco qui. Andiamo a vedere che ha il rosso 06667, il verde 06, il blu 048, eccetera. Adesso io me li sono già scritti e non sono perfettamente uguali perché probabilmente l'avevo preso in una maniera leggermente diversa. E poi sono andato anche a scegliermi il nero, che non ho voluto prendere il nero puro che è qui, oppure qui, per lo stesso discorso, per non avere un nero troppo assoluto, ma sono andato a sceglierlo qui in queste rocce, trovandolo 01, 008, 0067, anche questi me li ho scritti e non sono uguali a questi. Insomma, questi valori, spieghiamo come funziona questo plugin. Queste voci sono red, canale rosso, red, input, questo è il canale di input, tutto questo qui, min, minimo, vuol dire il punto del nero, perché il valore è 0 del nero puro. E questo vale per canale rosso, verde, green e blu e alfa. Noi come ho detto prima, no, non si usano i canali di input, ma useremo quelli di output, cioè questi qua giù, e quindi useremo il canale del rosso, dell'output, nel punto del nero, il valore del punto del nero nel verde dell'output, del blu dell'output, l'alfa non lo consideriamo, e lo stesso per le voci con max, max vuol dire punto del bianco, quindi i valori che avevamo ricavato le trascriviamo qui, io l'ho già fatto, le trascriviamo qui e ogni volta trascriviamo un valore dobbiamo fare l'applica, poi andare a cambiare l'altro e rifare applica, eccetera, per tutti e sei i valori, cioè i canali del rosso, verde e blu del punto del nero e il rosso, verde e blu del punto del bianco. Ricordatevi di usare i canali dell'output e non dell'input. Una volta fatto questo, ora semplicemente lo abilito e viene fuori un risultato che non è molto bello, però è molto fedele perché è omogenizzato ai colori, alla tonalità dello sfondo. Infatti il bruno giallastro della pelle ricorda abbastanza a questo sfondo del Monte Olimpo, chissà che cos'è questo, e del cielo marziano. Soltanto a questo punto che abbiamo matematicamente all'unitarietà fra figura e sfondo, a me non piace molto il risultato. A questo punto si può andare a influire col bilanciamento colore, oppure ancora meglio col color three way, oppure si può usare anche qui blu banana, e poi naturalmente c'è sempre da usare la luminosità, saturazione, dove sono? Luminosità e contrasto, anzi mettiamo questo, che secondo me un pochino di luminosità ci sarebbe anche bene, un pochino di più, diamogli anche un pochino più di contrasto, ecco, questo già forse un po' troppo giallastro, ma già mi piace molto di più. E questa sarebbe la fase terminale della nostra estrazione della chiave cromatica. E questo è fatto su un'immagine fissa, su una foto, torno a dire, mentre se agiamo su filmati le cose si fanno molto più complicate, perché bisogna tener conto, bisogna tener conto del movimento, che la figura passa da zone non omogenee del verde
e quindi cambia la sua reazione alla chiave scelta, oppure passa davanti a degli ostacoli o passa dietro a degli ostacoli, oppure entrano in scena durante la ripresa del video, entrano in scena degli oggetti che qui non c'erano, ma dopo compare, che ne so, uno stativo o una telecamera che non ci doveva essere. E tutte queste cose richiedono delle tecniche più avanzate, per esempio richiedono l'isolare con una maschera le parti estranee, oppure addirittura cercare di prendere la maschera, il roto si dice, della figura in modo da poterla muovere grazie anche all'aiuto dei keyframe, di poterla muovere durante il suo movimento, di poterla tracciare durante il suo movimento nello schermo per ottenere sempre il miglior risultato. O ancora, molto buono, potrebbe essere usare Blue Banana che ci permette di degli oggetti che non si riesce a eliminare perché troppo diversi, oppure addirittura lo stativo di cui faccio l'esempio prima, possiamo proprio mascherarli tramite Blue Banana e tale maschera poi eliminarla, cambiare il colore oppure renderla perfettamente trasparente e quindi farla scomparire. Blue Banana è un programma, è un plugin molto complesso e vale la pena approfondirlo perché possiamo farci molte cose. Come dicevo nel primo video, Cinerella è un programma complesso che offre tantissime strade per conseguire un risultato, il nostro scopo. Quindi, è la fantasia, è la nostra creatività che ci permette di sopperire alla limitatezza dei vari plugin, dei vari strumenti, di metterli insieme per ottenere il nostro risultato. Per esempio, un'idea potrebbe essere usare la chiave difference key, chiave differente. Questo che ho provato solo a usare per curiosità, questo permette di confrontare due tracce e di mettere in chiave, di estrarre solo la figura che rimane uguale nelle due tracce, mentre tutto il resto viene eliminato come se fosse uno sfondo nero. In questo modo, per esempio, uno deve pensare a girare un video della nostra inquadratura e sulla stessa esatta inquadratura della stessa anche esatta durata, metterci invece a rifare una nuova ripresa col personaggio che si muove e agisce. Poi, dopo un difference key sulle due tracce, solo il personaggio verrà estratto, mentre lo sfondo viene eliminato e possiamo a quel punto metterci gli sfondi che ci pare a noi. È un metodo potente, però non posso dirvi se funziona bene, perché nella mia prova funzionava bene, ma non avevo fatto delle riprese adatte e quindi niente, passiamo oltre. Dichiariamo finito l'esame della chiave cromatica HSV e proviamo a vedere questa nuova chiave, cioè che non è nuova, ma Good Guy nell'ultima release di questo inizio del 2018 l'ha migliorata, l'ha resa molto più usufruibile. Prima non mi ci ero mai trovato bene. Dunque, proviamo a vedere come funziona questa Cricut. Già di default, anche perché ci avevo fatto le prove prima, ha ottenuto un buon risultato, però questo esaminiamolo meglio. Cricut è molto buono perché per sfondi molto brutti e disomogenei, perché permette di impostare più chiavi. Dunque, mettendo il pulsante drag col clic e con il destro, prendiamo un esame come se fosse il contagocce, prendiamo un esame il verde, cioè il colore, non il verde, questo vale per tutti i colori, su cui abbiamo fatto clic. A questo punto lo attiviamo e sta per enable, lo attiviamo per vedere che questo verde viene eliminato. Infatti abbiamo eliminato praticamente tutto perché era parecchio omogeneo. Però comunque si può comunque giocare sulla soglia per estendere o diminuire. Questo ha molti meno parametri di configurazione della chiave cromatica e quindi è molto più grezzo, però ho fatto queste prove che non mi dispiacciono per niente. Allora,
adesso possiamo fare ulteriori selezioni di ulteriori verdi per eliminare anche i restanti colori dominanti di verde rimasti, facendo un nuovo e cliccando con il destro su un'altra zona. Per esempio lo faremo su questa su questo capelli. Però per lavorare, perché ora voglio ingrandire, devo prima levare il drag, perché se lo usassi quello è sempre attivo e quando ora voglio ingrandire mi avrebbe fatto creato una nuova chiave, qui sarebbe venuto fuori uno nuovo. Quindi riabilitiamo, facciamo un nuovo e adesso c'è una nuova stringa e noi andiamo a fare clic con il destro, ricordate il pulsante destro del mouse, su questo verde. Non è successo niente, perché? Perché non l'abbiamo abilitato. Cliccandoci lo facciamo e il risultato non è per niente bello, no? E quindi eliminiamolo tranquillamente, senza problemi. E lasciamo solo questo qui. Qui ho lasciato drag, invece non lo devo lasciare quando si fa qualsiasi altra cosa tranne che l'uso della configurazione Cricut. A questo punto qui si può ricominciare col despil dell'FFmpeg, a controllarlo su diversi sfondi e così via. Il risultato non è male, anzi è abbastanza simile a quello che si era ottenuto. A volte, appunto per sfondi più complessi, conviene usare questo perché ci permette di fare di estrarre più chiavi su più colori di verde, su più diverse tonalità di verde. Altrimenti, se invece, come in questo caso, lo sfondo è piuttosto omogeneo, allora non conviene certo usare Cricut, perché la chiave cromatica classica ha molte più possibilità di configurazione. Bene, abbiamo un po' chiacchierato della Difference Key e del Cricut, abbiamo fatto vedere un po' più approfonditamente come funziona la chiave cromatica, abbiamo finito. L'ultima cosa da dire è che questo esempio è stato piuttosto facilitato per mostrare più chiaramente il funzionamento. È stato scelto abbastanza omogeneo, ma per filmati e non immagini statiche con problemi di grinze, di ombre, di illuminazioni dello sfondo, le cose si fanno molto più complesse. Se può lo stesso riuscire ad arrivare a ottenere dei buoni risultati, perché la chiave cromatica, come già detto, è piuttosto potente e configurabile. Abbiamo visto quanti slide era, però per lavori veramente ad altissima precisione, come richiesto in ambito lavorativo, dobbiamo usare altri software di compositing più moderni e che hanno più possibilità di gestire l'estrazione della chiave. Con questo è tutto e ci rivediamo in un prossimo video.